Buongiorno a tutti. Oggi la Fenice Curiosa vola nella Basilica di Sant'Eustorgio. Nella Cappella Portinari, sulla parete sud, a destra della bifora, uno strano affresco rappresenta una Madonna con le corna. L'affresco di Vincenzo Foppa, intitolato Il miracolo della falsa Madonna, illustra una leggenda legata alla figura di San Pietro da Verona, al secolo Pietro Rosini, figura a cui è dedicata la cappella voluta dal banchiere fiorentino Pigello Portinari. Secondo la tradizione, mentre celebrava la messa in Sant'Eustorgio, San Pietro da Verona si accorse che il demonio era penetrato in un'icona di Maria collocata sopra l'altare. Immediatamente scacciò il demonio, insieme a un mago eretico ritratto sulla destra, reggendo tra le dita un'ostria consacrata. Una volta eseguito il suo esorcismo, però, secondo la leggenda, nel dipinto alla Madonna rimasero le corna di Lucifero. In realtà, Foppa volle documentare l'avversione che all'epoca esisteva in quel luogo per il culto della Vergine.